Signore all'ascolto, benvenuti nei nostri studi per una nuova puntata del Buonasera. Il tema che affronteremo nel corso di questa mezz'ora che trascorreremo insieme è quello della memoria. Il giorno della memoria ufficialmente cade il 27 di gennaio, ricordo del 27 gennaio del 1945, giorno di apertura dei cancelli di Auschwitz e il fatto che il mondo venne a conoscenza della tragedia dell'Olocausto. Ne parleremo in studio con Eyal Lerner, musicista, attore, regista, che si trova proprio qui nel Tiguglio per portare avanti un progetto, il progetto Memoria, che coinvolge i ragazzi delle scuole. Buonasera intanto, grazie. Buonasera. E arriviamo proprio da un pomeriggio di prove, quello che si è vissuto quest'oggi, in quanto domani all'Auditorium San Francesco saranno protagoniste le scuole con questo spettacolo Che non abbiano fine mai. È già stato rappresentato nel nostro comprensorio anche negli scorsi anni, ritorna, sarà poi anche per tutti, aperto a tutti, domenica 4 febbraio, sempre all'Auditorium alle 17:30. Ma la prima domanda, e vediamo proprio le immagini di queste prove del pomeriggio, com'è andata? È andato in modo sempre sorprendente, perché capita spesso, come oggi anche, che vengo a conoscere i ragazzi e anche loro me il giorno prima dello spettacolo. In questo caso anche non abbiamo deciso all'ultimo momento chi legge che parte. Sì, i ragazzi erano abbastanza emozionati, anche preoccupati, però poi tutto anche preoccupati, ma a me piace questo loro stato di poca certezza, perché si mettono molto in discussione, sono meravigliosi perché accettano dei suggerimenti e vogliono mettersi in discussione, e poi io chiedo da loro anche di una partecipazione di natura molto emotiva, a volte anche quasi intima da un certo punto di vista, no? Per poter medesimarsi con queste letture dei sopravvissuti, ed è sempre bellissimo vedere come riusciamo con leggerezza, con momenti di risate, e comunque attingere da loro delle capacità che a volte anche loro stessi non conoscevano prima. Magari per loro è anche la prima volta che si approcciano con il teatro, con una rappresentazione proprio in prima persona. Questa volta sì, questa volta l'hanno ammesso anche, a volte mettono le mani avanti, dicono: sai, non ho mai fatto queste cose, perciò è della serie non pretendere troppo. A me piacciono le sfide di questa natura, quelle più umane, diciamo, di natura più così interiore, diciamo, no? E perché così credo che anche lo spettacolo, con la partecipazione dei ragazzi, riesce a trasmettere un percorso comunque più credibile, più autentico, soprattutto quando si tratta di giovani che lo fanno. Tra l'altro i giovani sono anche le vittime dell'Olocausto, in particolare loro rappresentano proprio le vittime all'interno poi di questo racconto, attraverso musica, attraverso una cultura che a volte non si conosce, si passa da un estremo all'altro, lo dicevamo prima. Se dovessi tratteggiare in 30 secondi, in un minuto, lo spettacolo, è difficile, ma che cosa racconta e in che modo lo fa quello che racconta? Io ci tengo molto, come hai appena detto, di parlare all'inizio della cultura ebraica, della sua indole molto basilare, principale, alla fine anche universali, tramite racconti anche divertenti e di tanta musica che riesce a coinvolgerli, il pubblico, dei giovani o gli adulti domenica, in modo che possono innanzitutto conoscere cose che secondo me non conoscono abbastanza, e poi sentirsi parte di una comunità ebraica, un po', perché vengono anche coinvolti col canto, e con questa atmosfera il racconto che viene dopo, che è un racconto lineare, cronologico, che parte addirittura dal 21, dall'inizio proprio, le piccole scintille del nazifascismo in Italia e in Germania, concludendo nel 45, in mezzo naturalmente diverse testimonianze ebraiche, non ebraiche anche, di deportazione politica e delle dati storici che vengono narrate anche da una persona importante, forse la più famosa sopravvissuta, che è Liliana Segre,
che ci ha... Che recentemente è anche stata nominata senatrice a vita da parte del Presidente Mattarella. Perciò siamo molto onorati. Lei è stata presente pochi giorni fa a uno spettacolo a Milano, dopo appena stata nominata. È stata una grandissima commozione per noi e per la ragazza che legge la sua testimonianza durante lo spettacolo. Ecco, a questo proposito mi dai l'assist, perché abbiamo anche sentito i ragazzi, loro reciteranno delle parti scritte che sono testimonianze, quello che andranno a leggere. Sì, abbiamo scelto diverse testimonianze di Liliana Segre, di una bambina che è partita da qua vicino, da Calvary. Infatti ne abbiamo parlato settimana scorsa, proprio c'è una commemorazione che si svolge tutti gli anni a Calvary, dove c'era il campo 52, dove è partito il convoglio che poi era diretto ad Auschwitz passando per Milano. Ne abbiamo parlato nella TIAS, questa bimba. Nella TIAS, che poi c'è un famoso personaggio che mi perdonerà perché adesso mi è sfuggito il suo nome, però lui stesso va alle scuole e con molta abilità e molta delicatezza ha trasformato la sua storia in un racconto poetico, dove lei racconta la sua morte, cioè racconta veramente i momenti del gas che scende proprio, e poi però rinasce da una rappresentante un po' di tutto il popolo ebraico, frustrato, naturalmente arrabbiato, che fa anche un certo ammonimento alla popolazione. Perciò c'è lei, c'è Liliana Segre, abbiamo già detto, c'è un bambino non ebreo che racconta cosa era il compito dei bambini, che a volte dovevano loro procurare i grani da macinare per creare il pane, per fare il pane, e altri personaggi come un comandante ebreo della brigata ebraica, e soprattutto c'è un personaggio, una ragazza ungherese che ha lasciato l'Ungheria per poi arruolarsi nell'esercito britannico come una paracadutista. Era molto determinata e fu catturata poi dai nazisti, torturata, volevano sapere un codice segreto che lei non ha dato, e lei fu anche una poetessa, e le parole della sua poesia che cominciano con "Mio Dio, che non abbiano fine mai", sono alla fine il titolo dello spettacolo. Ecco, guardavamo ancora i ragazzi, li abbiamo anche intervistati alla fine di questo pomeriggio di prove, e sentiamo anche le loro emozioni, le loro aspettative a riguardo appunto di questo debutto sul palcoscenico domani, e poi andremo a vedere alcuni spezzoni dello spettacolo per far venire la voglia, incuriosire comunque le persone a casa a vederlo proprio di persona. Allora sentiamo proprio le voci dei ragazzi che questo pomeriggio hanno provato insieme a Eyal. Non sono riuscita a compiere 6 anni. Li avrei compiuti tra un mese, ma hanno deciso che noi ebrei non dobbiamo più vivere. Sì. Passeremo nelle docce di Auschwitz in tanti. I nostri corpi saranno fumo e cenere, saranno numeri, ossa e terra. Non dimenticateci, cari bambini. Che personaggio sei? Io faccio la parte di alcuni sopravvissuti e comandanti che anche in una situazione così tragica comunque cercano di riportare l'amore, la pace, quindi valori estremamente positivi che vengono un po' persi. Come avete lavorato sui testi? Allora, abbiamo letto questi testi e soprattutto abbiamo cercato di farli nostri, di immedesimarci nella parte di questi personaggi e di trarre da queste testimonianze comunque un insegnamento che possa anche essere valido per la nostra vita di oggi, qualcosa che ci possa colpire, stupire, per farci capire davvero cosa è successo, quindi che non siano solo fatti lontani, ma che siano fatti che ritornano alla nostra mente anche oggi. Avete avuto molto tempo per prepararvi? No, è stata una cosa decisa quasi all'ultimo minuto, ma sicuramente è una proposta molto interessante e soprattutto coinvolgente. Con che spirito stai vivendo questa esperienza? Di sicuro per me questa esperienza è tutta nuova, cioè non avevo mai fatto un progetto simile a questo, e il fatto di aver iniziato esattamente un'ora fa
All'inizio mi ha un po' spaventata, poi però, cioè, alla fine basta riuscire a medesimarsi in queste persone che comunque sono ragazzini, adulti, di qualsiasi età. È comunque una cosa che se si vuole veramente si riesce a fare, magari non nel modo perfetto in cui ci si può aspettare, ma mettendoci di sicuro il nostro meglio. Emozionata comunque? Sì, molto. Anche, possiamo dire, è difficile proprio cioè diventare, per esempio, sono questa ragazzina, Hana Senesh, questa ragazzina che è voluta entrare nell'esercito, ha comunque una giovane età, è proprio difficile diventare lei e provare queste emozioni che mai io, cioè adesso, ho provato, e perciò è quasi impossibile cercare proprio di diventare lei, però proverò a farlo nel migliore dei modi. In bocca al lupo. Grazie. E anche dallo studio facciamo i nostri in bocca al lupo per questi ragazzi al debutto, lo ricordiamo domani all'auditorium mattina alle 10 e poi anche domenica, saranno anche loro presenti domenica pomeriggio sempre all'auditorium. E forse l'avete notato in studio, abbiamo anche un secondo ospite che è qui davanti a me, Stefano adesso lo inquadra, è un violino, ne parleremo, lo intervisteremo alla fine di questa nostra puntata, perché poi la musica è tutto il filo conduttore dello spettacolo di Yale, che adesso proviamo a riassumerlo ormai nel quarto d'ora di tempo che ci rimane. Dicevamo appunto, la musica fa da filo conduttore, si parte con il racconto di una cultura e di una musica particolare. Eyal. Ho voluto far vedere che ci sono tante tradizioni ebraiche molto particolari, molto spirituali, che sono collegate comunque al canto, alla preghiera e alla musica, perciò si parte dal sabato ebraico, molto bello, le preghiere, accendo le candele, eccetera, per creare un'atmosfera quasi del sabato importante. Poi si va verso la Spagna, la cacciata degli ebrei della Spagna nel 1492, e poi però vado nell'est Europa, dove c'è il personaggio del rabbino, che è anche un po' buffo, che cerca di mettere d'accordo con tutti in modo anche assurdo, e dove c'è questa orchestra klezmer che cerca, che sta suonando. Sì, e la cosa bella qua è di poco tempo fa, che abbiamo suonato insieme con questo bravissimo ragazzo violinista, di nuovo una prova veramente pochissimo tempo prima dello spettacolo, e abbiamo improvvisato questo brano come lo facevano anche in questi shtetl, in questi villaggi, c'erano le melodie. Uno si suonava, poi invitavano altri, e suonavano molto nei matrimoni e nelle altre feste. Sì, e possiamo sentire proprio quanto è coinvolgente questa musica. Bravissimi, questo è il ritmo, il klezmer. Questo è il tipico musica klezmer, che spesso comincia molto lentamente. Una caratteristica molto interessante è che le melodie ebraiche sono belle sia lentamente sia velocemente. Una cosa molto particolare, probabilmente perché viene dalla preghiera sinagogale come indole iniziale. Però con questo coraggio, questa ricerca anche spirituale, no? Di prendere una melodia che apparentemente è triste, che è un po' melanconica, che fa parte anche un po' della cultura ebraica, che però cerca di trasformarla, e abbiamo visto questa melodia come finisce con questa danza molto coinvolgente, piace molto al pubblico. A me personalmente piace di più quando mi trovo insieme a me dei giovani che sanno interpretarla. Sì, perché loro sono spesso quelli bravi, hanno un approccio più classico, a volte anche un po' rigido. Poi vengo dalla musica classica, conosco
questa caratteristica e cerco di scioglierli con questa musica. Non sono abituati, però poi alla fine sorridono e si sciolgono e come si vede è gioioso, è bello. E questo è il momento, proprio il culmine del racconto ebraico, perché prepara proprio al racconto della deportazione, della Shoah, che tra l'altro la musica è stata anche un elemento anche di unione nel momento della difficoltà. Poi sentiremo anche dei bambini che cantano. Ci sono anche delle testimonianze, dicevamo, una di quelle è proprio di Liliana Segre. Anche su questo abbiamo un contributo che cosa racconta? Allora, Liliana Segre racconta, cioè, ci sono vari racconti di lei, magari quello di Liliana sarebbe meglio anche lasciarlo, come si dice, come una sorpresa, perché è molto particolare, ma la cosa particolare che Liliana ci ha regalato è quando ha saputo che ci sono delle ragazze che raccontano la sua storia, le ha detto una cosa saggia, lei è molto saggia, questa donna. Molto essenziale, lei ha detto, ok, adesso che la mia storia viene raccontata dai ragazzi, allora li racconterò la storia generale. E allora lungo tutto lo spettacolo, abbiamo anche visto lì il programma, la scaletta, ci sono delle date cronologiche che sono con la sua voce. Perciò si parte con queste parole di Hannah Senesh, che si può anche vedere. E subito dopo questo brano musicale ci sono questo ragazzo simpatico che racconta la vita di Hannah Senesh mentre si vede da dietro un po' le sue immagini, che è stata orfana e poi si è immigrata in Palestina, arruolata nell'esercito, eccetera. E poi è un'estranea, è stata come tanti ebrei si sentivano estranei, allora lei decide di abbracciare in modo determinante l'ebraismo e poco dopo di lei ci sono delle date storiche con immagini. E questo è un punto molto importante perché i ragazzi spesso, è anche successo a me, succedevano così tante cose durante la guerra, comunque tanti avvenimenti, tanti paesi, la Shoah incastrata in mezzo alla Seconda Guerra Mondiale, alla deportazione, perciò queste date raccontate da Liliana fanno anche un ordine per tutti noi e che ci aiutano anche a capire il continuo peggioramento della situazione globale in tutta l'Europa, nel mondo anche. È stata un'escalation. Un'escalation incredibile, cioè partendo dalle secoli di sofferenza ebraica, di persecuzione ebraica, quella della Spagna, ma entrarono nei villaggi, bruciarono gli ebrei anche vivi dentro i villaggi. E poi quando sono entrati in Polonia all'inizio della guerra, immediatamente mandarono gli Einsatzgruppen che avevano solo un compito di ammazzare gli ebrei con le fosse comuni che dovevano loro scavare. Perciò da lì già parte, diciamo, un metodo, una ricerca di un metodo preciso e scientifico. I nazisti però non li funzionano bene tutto, non è abbastanza veloce. Perciò finché non trovano il ciclone B, che viene scoperto ad Auschwitz, ma non nel campo di sterminio, bensì nella prigione, nel momento che viene scoperto e sperimentato, da lì parte immediatamente la soluzione finale, la creazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Sì. Tra l'altro proprio di queste ore anche la presa di posizione del governo polacco sul distacco della responsabilità è un passo che comunque segna qualcosa anche questo. Poi torniamo a parlare dello spettacolo, ma giusto un commento su quello che è successo. Noi non c'entriamo. È un passo gravissimo, perché innanzitutto proprio è falso, perché per secoli i polacchi ce l'avevano con gli ebrei. Perciò prima dello Shoah ci sono degli avvenimenti molto molto chiari dove venivano proprio ammazzati, perciò figuriamoci con il sostegno dei nazisti. Perciò sono dati di fatto che è molto grave che con una legge cercano proprio di
fare una fake news proprio in modo legale proprio. Però c'è un'altra cosa di cui si parla troppo poco. Quando uno va al museo, al campo di alla prigione di Auschwitz, dove c'è anche il museo, oltre a vedere una prigione che è abbastanza anomala di quel periodo, si vedono naturalmente le cose che hanno trovato nell'ultimo treno, che era ungherese, e la quantità gigante dei cappelli, le valigie, le pentole, le scarpe che fanno molto impressione, ed è pieno, praticamente il museo è basato su queste trovate, però non c'entrano niente con questa prigione, c'entrano con Auschwitz-Birkenau. E la domanda che esce fuori: perché non avete aperto un piccolo museo ad Auschwitz-Birkenau piuttosto che portare le cose nella prigione, dove c'erano tanti polacchi, naturalmente, della resistenza? E questo, si sa, è un atteggiamento purtroppo che cerca di diminuire un po' il peso della uccisione ebraica di massa, per dare più, per elevare un po' l'importanza della realtà polacca. E questo è una distorsione, proprio una stonatura grave, che adesso con questa legge veramente si è risalto ancora di più. Sì, perché è molto molto grave. E poi con queste leggi legittimizza proprio le persone, comunque, di deviare la realtà, di decontestualizzare la realtà con leggi di questo genere, e per questo è molto molto grave. Noi con questi spettacoli però non dimentichiamo, esatto. Ed è importante farlo per le giovani generazioni. Direi che è arrivato il momento di introdurre anche questo ospite. Tu dicevi delle cose che sono state ritrovate all'interno dei campi di sterminio. Questo violino viene proprio da uno di questi campi. Questo violino è una cosa straordinaria. Allora, innanzitutto c'erano delle orchestre che suonavano. Intanto possiamo anche sentire proprio il pezzo finale. Il pezzo finale è proprio, racconta la storia di Mela Atias con la musica bellissima di Schindler's List, che è uno dei pezzi più commoventi. E lei la conta che arrivano e poi che vanno alle camere gas. E questo violino, che spero che verrà suonato domani dal violinista, lui non lo sa ancora però, fu trovato a Buchenwald dal nonno di un amico mio di Genova, che da anni mi parlava del violino. Per fortuna, 2 anni fa, l'ufficio scolastico regionale di Lombardia hanno voluto presentare e finanziare lo spettacolo a Cremona. E allora da lì è uscito fuori l'indole del Cremona, che è il violino, l'indole un po' ebraica, che è anche il violino, lo spirito ebraico è simboleggiato dal violino. Ed è stato bellissimo perché la scuola internazionale di restauro dell'Uteria di Cremona l'hanno restaurato, era distrutto questo violino. L'abbiamo suonato poco a Cremona, non potevamo di più, e soltanto la settimana scorsa è stato suonato per la prima volta, e anche questa domenica verrà suonato, e per questo l'ho portato, perché fa molto impressione quando si cerca di capire chi ha suonato questo violino. C'erano anche delle orchestre che hanno accompagnato le persone alle camere gas. Perciò la musica, quando dicono ma che bella la musica, sì, ma è stata anche utilizzata per, diciamo, con spirito molto molto oscuro comunque. E immagino che questi strumenti trovati furono obbligati a suonare mentre le persone erano obbligati, hanno suonato Wagner, Mozart, eccetera. Tanti di loro, magari, che furono morti, hanno cercato di nascondere questi violini, che poi furono trovati. Ci sono già altri 2 strumenti restaurati di Cremona, belli, che li abbiamo suonato, più questo. Ma adesso questo è ben restaurato, dicono che è un buon strumento. In questi anni dove è stato? Era custodito? È stato 2 anni in restauro nella scuola di Liuteria. E possiamo sentire adesso
magari gli ultimi suoni di questo brano bello e anche il racconto di Nella Attias. Ricordateci, ricordatela le Giacomo, la mia mamma e papà, milioni di storie di viaggi come il nostro, come quello di Ferella Calone, una bimba di 6 mesi che dorme da Auschwitz. Siamo passati dall'Italia, nella vostra terra, vicino alle vostre case. Poi, un ultimo foglio, vergognoso viaggio. Ciao, Nella Attias. Questa musica verrà proposta anche domani, proprio da questo violino, suonato da questo speriamo, violino. Speriamo, sì, devo convincere ancora il ragazzo, sarà un'emozione anche per lui. Ecco, ci lasciamo anche con... voi incontrate le giovani generazioni, ci sono anche i bambini dentro questo progetto che comunque tu stai portando avanti con i ragazzi delle scuole. In questo caso c'è la partecipazione del piccolo coro Anna e Aldo Faldi, giusto? Che anche loro sono stati coinvolti, in questo caso è la gioia dei bambini, si riparte anche da qui, non bisogna solo... bisogna ricordare, è giusto farlo, bisogna guardare anche avanti, con i bambini non si può non farlo. Secondo me, almeno il mio più profondo desiderio è che i ragazzi, e per fortuna si riesce a farlo, escano dopo lo spettacolo non appesantiti, ma incoraggiati, perché lo spirito è farli capire quanto potere possono avere contro l'ingiustizia. E se si svegliano in anticipo e diventano appunto protagonisti e testimoni loro, perché nella prossima generazione non avrà più nessun contatto con nessun sopravvissuto. Già, oggi è difficile riuscire a parlare. È difficilissimo. Infatti la quinta generazione dicono che non conoscerà, non avrà, dimenticherà. Ma la cosa curiosa che abbiamo deciso di fare è parlare del ghetto di Terezin, se abbiamo ancora un po' di minuti. Il ghetto di Terezin aveva soprattutto dei bambini. E là, e vediamo il coro di bambini vestiti anche un po'... nello stile delle così, e loro stanno cantando un brano di un'opera che si chiama Brundibar, di un compositore ceco che fu poi morto anche lui, e ha scritto questa opera prima di finire a Terezin. La cosa incredibile, oltre ad essere un'opera straordinaria esibita dai bambini per bambini, è che fu presentata ben 60 volte a nel campo di Terezin, ma ogni volta 40, cioè comunque il periodo è sempre quello 42-43, ma ogni volta con una compagnia diversa, perché ogni compagnia che lo eseguiva finiva poi essere deportata. Perciò ad esempio mancava un violinista, mancava uno strumento, il compositore ha trascritto tutta la musica insieme, ha dovuto rifare, preparare di nuovo 60 compagnie di bambini che furono deportati dopo aver celebrato e cantato e magari aver sentito una grande speranza con questa musica, perché nei ghetti c'era anche una sorta di rinascimento della cultura ebraica, e questo è l'apice, perché è un'opera di bambini proprio. Ma da Terezin sono usciti fuori delle poesie, dei quadri, dei disegni famosi. Negli altri ghetti poesie, spettacoli, cabaret perfino, no? Perciò questa è una cosa molto curiosa ed è un indilo secondo me importante. Sentiamo lo stesso violinista con questi bambini straordinari che ormai da anni siamo in contatto insieme e saranno presenti anche domenica, e faranno loro il ponte fra la storia dei vecchi ormai, di 70 anni fa, e anche la memoria che stiamo costruendo e che vogliamo costruire adesso con le nostre azioni per avere una memoria bella nel futuro, soprattutto quando in Polonia escono queste leggi e anche in Italia escono voci preoccupanti in tutto il mondo. Perciò nel nostro piccolo cerchiamo di seminare semi di conoscenza, ma anche di coscienza. I nazisti, lo dico e l'ho detto oggi ai bambini, ai ragazzi, erano molto bravi in tutto quello che hanno fatto,
Perciò non basta essere bravi, è importante anche avere una certa etica che porta al bene, porta all'amore, porta a donare il bene agli altri e trovare una compassione sincera verso la sofferenza, esatto, dell'altro. Empatia, capire perché. Empatia, così. Io questo faccio tramite la cultura ebraica e la storia ebraica, ma ci sono tante altre scuole storie di sofferenze e il mondo è pieno di ingiustizie oggi e sono i giovani che devono lottare per avere un futuro migliore. Grazie Eyal per essere stato con noi. L'invito a chi ci ha ascoltato fino a questo momento di viverlo in prima persona venendo a vedere questi spettacoli che saranno, ricordiamo, qui che sarà domenica Tiguglio, domenica alle 17:30 all'Auditorium San Francesco, aperto a tutti la città. Domani ci sarà l'anteprima per le scuole, chi magari domenica non può venire un posto, può provare a partire dalle 10 domani l'Auditorium San Francesco. Grazie ancora per questa importante testimonianza e per il lavoro svolto che fai insieme ai ragazzi delle scuole e non solo. Grazie a te. Grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento di serata.